Parteciperà al dibattito questa sera anche Fabrizio Sarti, candidato con il Movimento 5 Stelle a Casal Fiumanese. Quali saranno il programma e le idee che esporrai questa sera? Beh, adesso noi accetteremo un po' quelle che sono le domande pianificate per l'intervista. Noi abbiamo sicuramente dei nostri cavalli di battaglia, come l'ambiente. Ci sono alcune problematiche, in particolare nel nostro ente, che sono abbastanza prioritarie e contingenti, quindi cercheremo per quanto possibile, con delle strategie diverse da quelle messe in campo finora, di vedere di risolverle. Ecco. Noi siamo identificati rispetto alle altre tre liste civiche proprio come Movimento 5 Stelle, quindi noi portiamo avanti gli stessi valori. Col simbolo ufficiale rispetto a un appoggio esterno di lista civica. Esatto, sì, noi siamo certificati, quindi devo dire è anche una forma di rispetto nei confronti di cittadini, perché noi siamo chiari, mentre magari non tutte le altre liste sono proprio liste civiche, perché alcune, una soprattutto, è identificata sicuramente da parte di una forza politica. Ecco, noi da questo punto di vista con i cittadini cerchiamo di essere trasparenti. Trasparenti, stasera porterete le vostre idee. Uno scontro a quattro, siete in tanti a Casal Fiumanese. Sì, se non sbaglio saremo solo, sì, questa sera siamo in tre. Questa sera tre, perché partecipate al dibattito, però in lista qua. Sì, devo dire che sì, ad esempio la lista del centrodestra è formata quasi esclusivamente da persone che non sono del paese, quindi sì, magari porteranno avanti forse un discorso europeo più che altro. Per quanto riguarda forse la battaglia come amministrative, saranno forse un po' più marginali, ecco, però ci sono anche loro. E poi le due liste, diciamo, di indirizzo a centro-sinistra. Sì, sì, adesso penso sia cosa ormai risaputa, c'è stata un po' una frattura all'interno della lista Insieme per Casal Fiumanese, che è appunto appoggiata al PD, quindi si sono separati al loro interno, forse non proprio in completo accordo, ne è scaturita questa altra lista civica. Devo dire che sì, la candidata Gisella Rivola, rispetto a Insieme per Casal Fiumanese, è riuscita a fare una squadra penso più competente che gli altri, così. Però ognuno fa la sua gara. E la tua squadra da chi è composta? Allora, la mia squadra siamo tutte persone di Casal Fiumanese, direi eccetto uno, ma è nato e vissuto a Casal Fiumanese fino a pochi anni fa, che è Federico Dalmonti. Tra l'altro lui lavora come cantoniere qui a Casal Fiumanese, conosce benissimo le problematiche, aspetti tecnici, certo, del territorio, queste cose. Però ecco, anche noi altri tutti abitiamo già da molti anni a Casal Fiumanese, non siamo tutti nativi di qua. Io stesso sono nato a Bologna, nonostante i miei genitori vengano da Sassoleone. Quindi in origine. Sì, sì, in origine. Cioè. E poi sicuramente voglio sottolineare, rispetto alle altre liste, noi siamo tutte persone che ci siamo messe, per così dire, in gioco senza alcuna ambizione politica e sicuramente senza anche una ricerca di qualche, insomma, fra virgolette, interesse personale. Noi siamo persone che abbiamo deciso di fare questa cosa, vedendo quelle sono le problematiche che ormai gravavano sull'ente da tanti anni. C'è da dire anche una cosa, che farebbe benissimo al territorio che ci sia un po' di alternanza politica al governo del paese, e questo farebbe bene in tutte le democrazie. Purtroppo qua ormai sono 73 anni che bene o male è la stessa forza politica che governa. È anche proprio una questione di difesa dei principi di democrazia, perché come sapete può essere un po' normale, ma dopo tanto tempo è sicuramente così, il fatto che ci siano degli intrecci fra politica e mondo del lavoro, che insomma, il sistema di gestione partecipata, tutte queste cose che non fanno bene alla democrazia, non fanno forse bene neanche a creare un ambiente favorevole per le persone che vi abitano. E poi i problemi sono un po' sotto gli occhi di tutti, specialmente ultimamente con questa crisi, diciamo, economica, finanziaria che c'è sul paese. Però l'aspetto economico, cosa vorreste fare per migliorare, insomma, la crisi che c'è? Allora, innanzitutto noi abbiamo notato in passato che gli amministratori hanno sempre perseguito hanno sempre
subito una guida del loro partito per quello che riguarda alcune scelte, ma gli aspetti su cui si può, diciamo, influire sono tante. Faccio un esempio che può sembrare banale, però ad esempio il variare il sistema anche di raccolta della raccolta rifiuti con un sistema magari porta a porta, come è successo in altre parti d'Italia, ad esempio faccio l'esempio di Conterni S.p.A., dove il primo anno fecero un'azienda con 280 persone, no? Quelli sono lavori, ma mentre invece gestire una discarica, a parte il danno ambientale, ne servono molto meno. Sicuramente la sfida per il futuro sarà quella di investire in questi settori che veramente, se sfruttati, potrebbero dare posti di lavoro puliti. Green economy. Sì, certo, secondo me è il futuro sul quale si deve puntare. Rammento, diciamo, un concetto espresso da Luca Mercalli, che qualche sera fa ha fatto un incontro a Imola appunto sui cambiamenti climatici. Lui è un climatologo di fama internazionale e fece l'esempio di come la società, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, era stata capace di trasformare il suo sistema produttivo industriale orientandolo tutto verso la produzione bellica. Allora, mi viene in mente, come lui ha detto, ma se si facesse così per aiutare l'ambiente, cioè, le potenzialità sarebbero enormi.